Oggi andiamo a scoprire insieme a voi questo prodottino arrivato direttamente da Amazon, ovvero una lampada smart da terra. E allora scopriamolo insieme. Mi scuso in anticipo per la mia voce, ma è un periodo veramente terribile tra influenze varie e raffreddori stagionali. Comunque sia, il prodotto in questione appunto è una lampada smart componibile in 3 o 4 pezzi, ora non ricordo bene, ma lo vedremo insieme fra poco. E oggi voglio proprio vedere se vale sempre la regola spendere tanto per avere un buon prodotto, oppure spendendo meno della metà rispetto a marchi più blasonati riusciamo a portarci a casa un prodottino valido. Sullo scatolo abbiamo la foto di quello che è il prodotto con le possibilità di avere 4 modalità di funzionamento a secondo appunto degli elementi che andremo ad inserire. Specifiche tecniche, ci viene detto che funziona a 12 volt 1 ampere, altezza 1,40 m e funziona in Bluetooth. E quindi avremo la possibilità, una volta scaricata la sua app, di andarla a controllare direttamente dal nostro smartphone. Subito all'interno abbiamo la sua basetta, devo dire anche abbastanza pesante, dove abbiamo l'innesto per i vari elementi, il sensore per gli infrarossi, e dietro abbiamo lo spinotto per l'alimentazione. Altra cosa che non vi ho detto, qui abbiamo anche un microfonino per quella modalità appunto musica. Al di sotto abbiamo un pannetto antiscivolo. Manualetto di istruzioni con QR code, e con questo manuale appunto ci viene spiegato come funziona l'app e come andare ad installare gli elementi. Subito al di sotto abbiamo il suo trasformatore, un mini cacciavite con delle viti, credo che serva per andare poi a bloccare i vari elementi, e dovremmo avere poi appunto i vari elementi. Nella parte posteriore di ogni elemento è segnato il numero, quindi questo sarà il numero 4, ovvero l'ultimo elemento. Il 2, 3 ed 1. Quindi l'elemento numero 1 andrà fissato per primo nella basetta. Sembra alluminio nella parte posteriore, alluminio satinato con questa parte in plastica appunto opaca, bianco opaca. Al di sotto dovremmo avere una guida scorrevole, troviamo appunto, vediamo se riesco a metterla a fuoco, troviamo i LED e poi i vari innesti per andare appunto a collegare tutti gli elementi tra di loro e farli lavorare quindi in serie. Direi di spedicolare e andare ad innestare il primo elemento. Elemento numero 2. Già comincia a prendere forma. Elemento numero 3. E direi di appoggiarlo a terra, così vedete anche come si fissa. Ed elemento numero 4. Ovviamente non aspettatevi materiali premium, però già il fatto che almeno il retro non è in plastica già vuol dire tanto. Gli innesti, ahimè, sono in plastica. È anche vero che non è che dobbiamo giocarci a pallone con una cosa del genere. Poggiamola magari qua dietro. Direi di dare corrente e vedere almeno se si accende qualcosa. Ok, prossimo passo, quello di andare a scaricare l'app per accenderla. Ah, non vi ho detto che nello scatolo non mi è arrivato il telecomando a infrarossi, per questo non l'ho acceso, ma devo fare tutto tramite app. Quindi scarichiamo la nostra app e andiamo a fare la prima accensione dei nostri LED. Ok, questa è l'app. Andiamo ad aggiungere un nuovo dispositivo. Il dispositivo in questione viene trovato fulmineamente, per fortuna direi. Allora, aggiungi dispositivo e credo che fra poco dovremmo riuscire ad accendere la nostra lampada. Successivo. Il bello della diretta è che deve sempre non funzionare qualcosa. Torna alla home page. Terribile. Il dispositivo viene rilevato.
ma successivamente non succede una beata. Proviamo a riavviare l'app, aggiungi, il dispositivo viene riconosciuto, ma non succede niente. Vi starete chiedendo come mai? Me lo sto chiedendo anche io, come non succede niente. I piedini sono tutti allineati, non c'è bisogno di dover connettere tutti e quattro perché comunque può funzionare anche da solo. Riproviamo per l'ennesima volta, aggiungi un dispositivo, il dispositivo in questione lo abbiamo trovato, quindi cerca automaticamente i dispositivi vicino, ma non va in accoppiamento. Proviamo con un altro telecomando, visto che quello suo non mi è arrivato, però i telecomandi infrarossi dovrebbero essere tutti uguali. Vediamo se almeno lo riusciamo ad accendere. Ne ho giusto un paio, ma non succede niente. Ops, si è acceso. Si è acceso. Vediamo se almeno funzionano tutti e quattro gli elementi, già che ci siamo. Sì. E beh ragazzi, l'app non mi funziona stranamente e non riesco a capire il perché. Vediamo se riusciamo almeno a cambiare colore. Rosso, blu, verde. Quindi, ricapitolando, dà la possibilità di andare ad avere dei giochi di luce. Altra cosa che posso fare è disinstallare l'app e provare a reinstallarla per vedere se non sono andato in conflitto qualcosa. Però l'effetto dovrebbe essere proprio questo, quindi avere la possibilità di avere dei giochi di luce, dei cambi di colori. Vi spengo anche le luci dello studio, così proviamo a vedere un attimino la resa. Comunque sia, la domanda: conviene spendere meno per un prodotto più economico, quindi magari andare a comprare un clone di quello che è il prodotto di per sé? In questo caso stiamo parlando di una piantana LED con diverse possibilità di illuminazione, di effetti luminosi. Beh, il video l'avete visto e quindi traete un po' voi le conclusioni. Io direi proprio di no. Ebbene ragazzi, se nel frattempo non ho aggiunto niente al video, vuol dire che non sono riuscito a stabilire una connessione tra Android è questa piantana LED, quindi Bluetooth sì, ma non funziona, o meglio viene trovato ma non viene appunto effettuato il pairing con la piantana. Il telecomando nella confezione non mi è arrivato e quindi mi sa che non mi resta altro che effettuare il reso. Ebbene ragazzi, allora spero che anche questo video vi sia piaciuto, a me un po' meno perché mi aspettavo un prodotto leggermente diverso. Comunque sia, il bello è anche questo. E niente, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e lasciare un bel like se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video, sperando che la prossima volta funzioni. Ciao belli!